Ciao ragazzi, qui è Sabit e benvenuti in questo videoblog. Allora ragazzi, quest'oggi come potete ben capire, quest'oggi parliamo di qual è il problema che avvolge Dragon Ball Super. Ovviamente prima di iniziare, per chi è fan della saga di God of War, è uscito il video due ore fa, quindi andate a guardare con tutta tranquillità. Ragazzi, quest'oggi parleremo un po' del problema che sta avvolgendo soprattutto in Dragon Ball Super, quello che io ho visto anche dal mio punto di vista. Quello che posso dirvi io ragazzi, scusate, Dragon Ball Super è bello, non c'è niente da dire, non lo metto in dubbio il lavoro che sta facendo Akira Toriyama, ma quello che dico io avrei preferito, va bene che la saga di Bills e la saga di Freezer e la saga di Black Goku sono normali, ma non mi sta piacendo il fatto, ragazzi, sapete quale? Ovviamente tutto questo video è spoiler di Dragon Ball, quindi se non volete vederlo, levate proprio questo video. Voglio soltanto dirvi, ragazzi, qual è stato il problema che avvolge molto Dragon Ball Super. Allora, ragazzi, innanzitutto la grafica. Ovviamente, per un vecchio fan di Dragon Ball come me, rimarrà sempre fedele a quel momento in cui Goku dice addio e se ne va con Majin Buu. Sentitemi mo'. E quello che volevo dirvi, ragazzi, io cosa ne penso di Dragon Ball Super? In sé per sé è bello. È passabile il manga e l'anime, sono bellissimi tutti e due, non ho nulla, scusate ragazzi, mi prude la barba, non ho nulla contro, ma c'è qualcosa che non mi piace, non c'è qualcosa che mi piace, perché raga, allora, in Dragon Ball, come lo sapete, Dragon Ball 1, Dragon Ball Z e Dragon Ball GT sono stati quelli là i più intricati, anche se il Dragon Ball GT non è canonico, non è stato creato da Akira Toriyama, quello che dico io ragazzi, il problema che affligge Dragon Ball Super è uno solo. C'è troppa continuità del fatto 3D Days, è troppo leva mettendo in chiave questo concetto, il fatto dei D-Day e pensare meno ai combattimenti. Però, no, raga, a quanto pare sembra che c'è avuto il contrasto tra... Aspettate un attimo, devo sistemare qua. Ok, in modo che mi vedete bene. Scusate un attimo. Per dirvi, raga, secondo me Dragon Ball Super non è bello comunque. Non mi è piaciuto da un lato. Ma poi, prima di capire qual è stato il problema di noi italiani, quello che voglio dire io è questo. Voi fate uscire Dragon Ball. Lo fate uscire, ma quale, dico io, il problema che affligge nella vostra testa? Quello che non è rivolto a voi, ma sto parlando in generale. Se mi state capendo meno, se mi sto spiegando. Raga, quello che dico io, se Dragon Ball Super potrebbe essere un pochino migliorato perché non mi sta piacendo proprio, perché va bene Beerus, Freezer e Black Goku, già da qua va benissimo, ma c'è qualcosa che non mi sta piacendo in tutto Dragon Ball Super, perché sto vedendo proprio delle cose brutte che stanno all'interno di Dragon Ball, veramente, perché non mi sta piacendo più Dragon Ball come lo amavo prima. Io raga ve l'ho detto anche in diversi blog, il mio cartone preferito è Dragon Ball Z, o anche Dragon Ball GT che non esiste. Però raga, personalmente mi sarei aspettato qualcosa un po' di più rispetto. Io raga, sto seguendo pochissimo Dragon Ball Super, levando di mezzo il fatto anche di noi italiani che come riprenderà dopo l'estate, riprenderà Dragon Ball Super in Italia. Allora, la vergogna proprio dell'Italia è questa proprio, di non trasmettere ancora Dragon Ball Super. Avete fatto uscire a malapena la saga di Bills e la saga di Freezer, a malapena, perché poi dovevate fare i cavoli vostri con il governo italiano. Questo è il problema dell'Italia. Poi io uscivo dal lavoro molto presto, ma adesso ho cambiato i turni, quindi Dragon Ball Super me lo devo guardare con tutta tranquillità. Io dovevo fare fretta per venire qua a guardarmelo. Ma raga, una cosa che non mi sta piacendo proprio è anche il doppiaggio da noi in Italia di Dragon Ball Super. Non ho nulla contro da dire contro Claudio Manetta, perché Claudio Manetta sta facendo un ottimo lavoro. Ma quello che dico io, ragazzi, è che Goku non si può vedere con una voce diversa. Goku lo si può vedere sempre, solo esclusivamente con la voce che ha dato Paolo Torrisi. Quello che sto dicendo io, non ho nulla contro Claudio Manetta, a parte che mi è piaciuto quando ha doppiato Thomas Angelo in Mafia, quel videogioco, veramente. Ma poi, comunque ragazzi, non è detto che il doppiatore di Junior non farà più il doppiatore di Junior, solo momentaneamente perché ha un problema alle corde vocali. Comunque raga, aspettiamoci e godiamocelo. Però raga, il casting di tutto quanto, il vecchio staff di Dragon Ball, c'è qualcosa che non mi sta piacendo, perché raga, guardo la saga di Bills, no? Perché tutti quanti immagino che dalla saga di Bills fino a Freezer in Italia l'abbiamo visto. Ma c'è questo problema: quando fate
queste cose di Dragon Ball, non dite alla gente, riprenderà dopo l'estate. Allora, quello che dico io, non dite alla gente Dragon Ball riprende dopo l'estate, dite, non fate uscire nemmeno i primi due capitoli della saga, ma fateli continuare, perché ragazzi, come ben sappiamo, in Dragon Ball Super, dopo la saga di Freezer, c'è la battaglia fra sesto e settimo universo, e poi la saga di Black Goku. Cioè, raga, non so se mi state capendo, ma adesso c'è la battaglia fra divinità, qualcosa del genere, non so, non sto seguendo Dragon Ball ora, perché, raga, veramente non mi sta piacendo. C'è qualcosa proprio del casting, anche dei personaggi e del designing che non mi sta piacendo. Per carità, Goku lo seguo sempre, non c'è, questo non lo metto in dubbio, ma la critica che faccio io al popolo del Giappone: se volete fare un finale di Dragon Ball, non mettete una grafica aumentata, perché ragazzi, se mettono una grafica aumentata, significa mettere allo stesso tempo il manga, il disegno, poi aumentare leggermente la qualità e poi metterlo in HD e rimasterizzato. No, raga, a me non mi piace. A me personalmente sarà sempre il Dragon Ball classico, quello che ho visto con i miei occhi anche da piccolo. Cioè, ditemi sotto giù nei commenti se anche voi vi piace Dragon Ball Super. A me, ragazzi, personalmente non mi sta piacendo comunque. Non mi è piaciuto proprio dal punto di vista anche grafico, troppo esagerato, i muscoli a malapena si vedono. Cioè, troppo si vedono. Tu lo devi fare leggermente, perché alla fine uno si aspettava il Dragon Ball un po' più lieve. Perché io, raga, quando sono all'inizio che arriverà Dragon Ball Super, ho detto: ah, cavolo, Dragon Ball Super. Appena ho visto le prime due puntate di Dragon Ball Super, vedendo anche Claudio Moneta come doppia Goku, vabbè, fighissimo. Poi mi sono visto anche anche la saga di Freezer fino al Super Saiyan Blue, l'ho vista. Ho visto tutto, però una cosa che mi ha deluso poi l'Italia e che ha detto, sta affidato dalla Mediaset di Milano, hanno detto specificamente che Dragon Ball Super riprenderà solo e esclusivamente dopo l'estate. Allora ragazzi, ditemi uno, fino adesso, che ha fatto senza Dragon Ball? Che ha fatto quello che dico io? La critica che sto dicendo io è giusto o è sbagliata? Per un fan di Dragon Ball avrebbe voluto che Dragon Ball Super doveva essere intero, doveva continuare. Allora, il problema dello Stato italiano è pure questo, perché non vuole pagare nemmeno la gente per doppiare la voce. Il problema dell'Italia è questo, che siete tutti una banda di ladri. Siete tutti ladri e pensate i cavoli vostri, questo ve lo devo dire. Anche a mandare in onda un cartone animato per un bambino. Cioè, raga, io ho un'età, ma comunque lo guardo perché non ho niente di male, è il mio passatempo, il mio hobby, fare il mangaka. Ma non è il mangaka 100%, ma appena so qualcosa. Ma quello che voglio dirvi io, ragazzi, è che Dragon Ball Super, il problema di Dragon Ball Super è questo. Allora, io sto parlando a livello Italia. A livello Italia il doppiaggio a me non mi è piaciuto proprio. Vabbè, sono morti anche Paolo Torrisi, la voce del doppiatore di Freezer. È morta anche la doppiatrice di Trunks Bambino, mi dispiace molto. Cioè, raga, ma vi rendete conto? Cioè, con Goku, cioè con Paolo Torrisi è morto Goku. Già si sapeva. Quando se n'è andato alla buonanima di Paolo Torrisi, Goku è morto proprio. Cioè, non ho nulla contro Claudio Moneta, non lo metto in dubbio, è bravissimo a doppiare, ha una voce fantastica. Non lo metto, ma poi un'altra cosa. Giorgio Vanni. Non ce l'ho contro te, Giorgio Vanni, ma ce l'ho contro il Giappone, che volevano i loro diritti. Ma perché volete i vostri diritti quando alla fine, dal 2000... dal 99 fino al 2000, al 2002, la sigle di Giorgio Vanni sono state ben apprezzate dal pubblico, sia italiano che straniero. Soprattutto per un fan italiano, si sarebbe aspettato che Giorgio Vanni, ah cazzo, si sarebbe messo in testa di creare una nuova sigla. Ma Giorgio Vanni l'ha creata la sigla, si chiama Dragon Ball Super Super Kamehameha. Cioè, la canzone è fighissima proprio. Cioè, appena due cose, ma appena sento What's My Destiny. What's My Destiny proprio, raga, il sangue che circola nelle vene dal gasarsi. E ovviamente, ho notato pure questi qua, quelli che sono grandi come me, oppure anche di un'età rispetto a me, vabbè, mettono a favore Dragon, What's My Destiny, Dragon Ball. Tutti quanti seduti sulla poltrona a guardarsi il cartone perché è la sigla di Giorgio Vanni. Adesso sentendo le sigle in giapponese, ah, questo è Dragon Ball Super, fa pena. Ma raga, comunque concordo. Ma poi tu all'Italia non dai l'opportunità ad un cantante
che si è fatto proprio le ossa con tutte le sigle, perché ragazzi Giorgio Vanni è fantastico. Se stai guardando questo video, ti adoro tantissimo. La sigla di Dragon Ball Super italiano è fighissima, raga. Non posso metterla per evitare, perché mi dà problemi di copyright, però non è, la posso mettere, però sono leggermente protetti dal copyright. Però quello che dico io, Dragon Ball ha sempre avuto in Italia, da Dragon Ball 1, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, e in più, se quei giapponesi avrebbero avuto un minimo di cervello, avrebbero detto: allora dammi tot soldi dei miei diritti di Dragon Ball e faccio mettere a te, Mediaset Italia, la sigla, le sigle che volete voi. Ma raga, come ho visto anch'io sulla pagina ufficiale di Giorgio Vanni, ha detto: no ragazzi, noi la sigla l'abbiamo creata, ma i giapponesi vogliono i loro diritti. E infatti i diritti si sono visti. Ragazzi, quando inizia Dragon Ball Super c'è la sigla, quella normale, in giapponese, e fa pena, ragazzi. Questo è il problema di Dragon Ball Super in Italia. Non c'è organizzazione, non ci sono i soldi e non c'è una sigla adatta. Ma come cazzo mettete, io della vecchia scuola, fan di Dragon Ball, esperto in tutto, anche videogamer, non mi mettete la sigla cantata da Giorgio Vanni? Cioè, raga, non ho veramente parole, io veramente. Comunque, questo fatto qua che sta avvenendo, che Goku sta combattendo contro questi personaggi forti, divinità, non mi sta piacendo. Vabbè, Bills, Freezer, la Hit, e per quanto riguarda anche Black Goku, è fighissimo, perché poi arriverà Vegeta Super Saiyan Blue, occhio. Vabbè, tutto questo è spoiler, raga. Ma comunque sono rimasto veramente male che non hanno chiesto a Giorgio Vanni di fare la sigla. Cioè, non gli hanno dato il permesso di mettere la sigla all'interno del cartone animato insieme al doppiaggio in italiano. Giorgio Vanni l'ha fatto, ovviamente, come ovviamente io lo seguo anche su Facebook. Allora, io comunque ce l'ho detto, sono rimasto male, perché un fan della vecchia scuola come me di Dragon Ball si aspettava che Giorgio Vanni avevo l'opportunità di inserire la sua voce all'interno della sigla. Ma raga, ma What's My Destiny è proprio la storia di Dragon Ball, cioè l'infanzia mia, ma anche vostra, immagino, di Dragon Ball. E in più, mo ragioniamo se veramente avevano dato l'opportunità a Giorgio Vanni di mettere Super Kamehameha. Mi sa che sarebbe stato fighissimo, qualcosa di spettacolare. Can't stop fight Dragon Ball Super, you're amazing Super Saiyan. Cioè, raga, è qualcosa di spettacolare. Raga, ovviamente io la finisco qua. L'unica trasformazione bella che posso dire di Dragon Ball Super è il Super Saiyan Blue. Il Super Saiyan Dio o God, come lo volete chiamare voi, non è che mi piace tanto. Il Super Saiyan Blue sì, perché mi piace proprio come si è trasformato Goku in quell'istante dopo il suo allenamento con Bills. È riuscito a fare tutto, raga. Comunque io sono felicissimo. Raga, un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale e ditemi sotto giù nei commenti se la pensate come me, che Dragon Ball Super ha questi difetti. Comunque, un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale. Qua da Sabit è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.